Sono in piazza Sisto di Ario Sforza, che è qui anche se si legge nel video al contrario. Comunque sono in piazza Sisto di Ario Sforza e provo a fare in pochi minuti l'elenco delle cose che si possono imparare stando in un posto come questo. La piazza, come tutte quelle del centro storico, e credo veramente che non ci sia nessuna che faccia eccezione, altro non è che uno slargo, esattamente uno slargo davanti ad una chiesa. E quindi è il suo sagrato. Le piazze del centro storico sono sagrate delle chiese, tutte, anche quella di Piazza Plebiscito. In questo caso, la chiesa di cui parliamo è il Duomo di Napoli, la cattedrale, e siamo esattamente all'ingresso secondario, quello laterale. Una volta si usava tutte le chiese antiche hanno un ingresso laterale. Però questo qui della cattedrale di Napoli, in realtà, proprio per lo slargo, proprio per la piazza antistante, è sempre storicamente stato usato come ingresso principale. E quello principale? Quello principale affacciava su una strada, Vico del Sole, che in realtà non era larga come adesso Via del Duomo, ma era piuttosto stretta, per cui veniva utilizzato poco. Per cui a Napoli gli ingressi principali sono i secondari, volevo dire gli ingressi secondari sono principali, ma comunque regge. Inoltre si sa che a Napoli, oramai, i luoghi di Napoli sono tutti desetti. Si è sempre detto, Napoli è un teatro, e oramai si può dire Napoli è un set, continuo. In particolare questo posto di Piazza di Ario Sforza, dove si sono girate, bellissime, girate diverse scene. C'è la zeppola. Diverse, me la vado pure cercando, diverse scene di diverse produzioni cinematografiche, eccetera. Però ne segnalo due in particolare. Una pubblicità, quella di Dolce & Gabbana, che qui praticamente il centro storico oramai è storia, lo acquistarono per una settimana. Ma quello che mi colpì tantissimo è che per fare il set della loro pubblicità, fecero una copertura affinché non si vedesse dalla strada di tutto l'ingresso della piazza con un enorme panneggio in plastica, non so che materiale fosse, ma fu solo quello era impressionante come fatto. E poi, proprio su queste scale dell'ingresso secondario del Duomo, qualche settimana fa è stata girata una delle scene di Natale in Casa Cupiello, il nuovo film che uscirà immagino a Natale. E queste scale erano completamente innevate. Evidentemente la scena è ambientata nell'anno della neve a Napoli. Quanti edifici si affacciano su questa piazza? Ora faccio fare una cosa che non so se lo potrei fare mai con una telecamera diversa. Ecco qui. Questa è la cappella, è la cupola della cappella del tesoro di San Gennaro, che ricordo il tesoro non sono i gioielli, bensì le reliquie del santo. Chiaramente c'è la cattedrale e da quest'altra parte si fronteggia l'edificio delle opere, il Piemonte delle opere di misericordia. Io li voglio segnalare insieme, non tanto per illustrare, insomma, l'importanza dei palazzi che si affacciano su questa piazza, bensì che la presenza di queste due importanti istituzioni, praticamente contemporanee, insomma, diciamo dello stesso periodo storico, vai, contemporaneo è un po' eccessivo, perché a Napoli e nel mondo, voglio dire, post Concilio di Trento, che sembra sempre il concilio di non so di quale restaurazione, perché poi restaurazione per noi cattolici sarebbe una cosa positiva, cioè tornare all'origine del Vangelo. Ma il Concilio di Trento, come posso dire, fu ispiratore veramente di un rinnovamento all'interno della Chiesa e che mise in moto diverse esperienze, tra cui queste dei Piemonti, chiamiamoli così, perché erano opere che raccoglievano i soldi dei ricchi, ricordiamoci il Vangelo del giovane ricco, che mettevano a disposizione le loro ricchezze, i loro beni per assistere le popolazioni indigenti. A Napoli, chiaramente, soprattutto nel periodo storico di cui stiamo parlando, il fine 500, il 600, vabbè, anche dopo, comunque sicuramente quelli erano anni dove la povertà, le classi inferiori vivevano veramente in condizioni terribili. E dico le due istituzioni perché questa volta mi sono preso un sacco di lemba, perché la Cappella del Tesoro di San Gennaro,
che noi conosciamo quasi come se fosse semplicemente un museo, invece è una chiesa, un luogo di culto dove si prega, dove se si leggono bene gli affreschi della storia del santo si conosce il Vangelo e la Bibbia, i Maccabei in particolare, penso. Va bene, andiamo avanti. Ma è prima di tutto un'istituzione ed è un'istituzione di beneficenza. Questo molti non lo sanno proprio, non viene quasi raccontata, non so perché, veramente agisce quasi sconosciuta, ma fa opere importanti e meritevoli. Quindi abbiamo scoperto che una piazza è un sagrato, il sagrato di un ingresso secondario che in realtà ha sempre avuto la funzione di primario, un luogo dove si incontrano importantissime istituzioni benefiche nella città. Un luogo di memorie, inevitabilmente, questo ricorda lo scampato pericolo del terremoto grazie all'aiuto di San Gennaro. E di San Gennaro ne parlo alla fine, ma adesso lo inquadro di nuovo qui alle mie spalle, perché a proposito di memorie e di conservazione della memoria, questa è un'opera di Rocks in the Box, un'artista napoletana anche molto simpatica, io c'ero quando fu installata, a cui è stato commissionato anche un lavoro di decoro del centro storico, cioè ha decorato con immagini simili, ho detto centro storico, ma volevo dire i quartieri spagnoli. Ma io segnalo quest'opera per un semplice fatto che a Napoli si dice sempre, luogo comune di tutti, che non ci sappiamo conservare niente. Questa è un'opera effimera, si vede meglio da qui, che appunto viene, come dire, è una pellicola sottile attaccata al muro e protetta dal plexiglass. Poi potrei dire qualcosa sull'opera, ma non è l'oggetto di questo mio racconto. Anche se è simpatico il fatto San Gennaro e Caravaggio, perché sono appunto i due simboli delle due istituzioni. Comunque, a Napoli conserviamo l'effimero. E non è un caso, perché per esempio se andate più avanti a Via Duomo, a Via Tribunali, qualcuno, e non dico chi, per non fare pubblicità, ha pensato bene di proteggere un'opera di Banksy, la zeppola benedetta, Banksy, che è un anonimo artista di strada, ormai sta riempiendo di sé le pagine, come dire, del racconto più leggero della storia dell'arte, però voglio dire, è sicuramente un artista molto noto che altro non ha fatto che delle opere sulle pareti della città che noi abbiamo conservato con tanto di lastra protettiva, per cui in questa piazza impariamo che a Napoli sappiamo conservare anche l'effimero. Ah, per effimero intendevo dire le opere che sono destinate a non durare, no? No, a dissolversi in fretta, invece noi ce le conserviamo. Ed ecco il gran finale, il protagonista della piazza è sicuramente San Gennaro, non poteva essere diversamente, con questo obelisco. Purtroppo più di tanto non posso fare, ma questa inquadratura non è utile, è fruibile, diciamo, è fruibile. L'opera dell'obelisco è di Cosimo Fanzago. C'è traffico stamattina, non mi fanno dire niente, è di Cosimo Fanzago ed è interessantissima anche dal punto di vista architettonico-strutturale, perché praticamente questa non è una colonna. L'invenzione che diede valore a questo lavoro di Cosimo Fanzago è che gli elementi decorativi, le volute, da sole vengono strutturate e composte per diventare se stesse elementi di sostegno. Tanto, come dire, inventiva fu questa soluzione, non dico geniale, ma inventiva perché originale per quantomeno, che molti, come dire, lettori del monumento, erano increduli sul fatto che non ci fosse alcuna colonna che poi sostenesse realmente l'intera struttura superiore. E questa, diciamo, è la parte che va segnalata dell'opera che andrebbe raccontata da sola, ma è per un'altra volta, dove invece c'è qualcosa di molto interessante da raccontare, almeno per quello che voglio dire io, ed è la presenza della sirena Partenope che tiene il medaglione nel quale la città ricorda e ringrazia l'opera di San Gennaro e ne fa, come dire, un monumento alla memoria di questa. Della figura del santo che è stato protettore della città nel vero senso, perché si riteneva che avesse fermato la peste, avesse fermato la lava del Vesuvio, i terremoti e quant'altro.
Ho incontrato delle persone così positive, mi hanno messo un'allegria addosso, però ho dimenticato, ho perso il filo. Allora recupero la sirena Partenope. Al buio no, eh? La sirena Partenope. Ora, la storia di Partenope noi la conosciamo come quella della sirena, ma in realtà la leggenda ha anche altre versioni, due che sono praticamente un po' gemelle tra di loro, di una donna che per motivi spirituali, volendo dedicarsi alla vita religiosa pagana, siamo nell'ottavo secolo prima di Cristo, anche i pagani sono spirituali e religiosi, abbandona l'isola probabilmente di Rodi, anche qui andrebbero a spiegare delle cose circa il fatto che noi siamo sì discendenti dei greci, ma dei greci preellenici e delle isole, ma lasciamo stare, questo è un altro racconto. Quindi la donna fugge e arriverà sulle coste della Magna Grecia, qui a Napoli, ma una tempesta farà naufragare il vascello e quindi la Vergine morirà sulle coste dell'isolotto di Megaride e sarà seppellita, come ci racconta la leggenda, sul poggio di fronte. Quindi una Vergine, Partenope, infatti in greco significa la Vergine. Diversi secoli dopo, visto che parliamo della cattedrale, la prima cattedrale di Napoli, ah, mi sono messo proprio al buio, 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 la prima cattedrale di Napoli sarà una delle due, perché pare che fossero due, ma questo, anche questo è un altro racconto, quante cose, un sito, tanti link, dicevo, un bellissimo libro, viene dedicata a Santa Restituta, questa donna africana, che cristiana questa volta, che scappa dalle coste africane, dalla casa paterna dove gli volevano imporre un matrimonio, e per vivere la sua vita spirituale fugge a Napoli, città accogliente per i rifugiati già all'epoca, e una tempesta, però il mare non è stato mai troppo docile, una tempesta fa naufragare la barca, anche se lì non è proprio un naufragio, in realtà è proprio viene spinta, la storia è un'altra, viene spinta con la barca perché si bruci, no, la barca non brucerà, però naufragherà poi sulle coste napoletane. E quindi un'altra vergine che muore sulle coste napoletane. Qualche altro secolo dopo, e questa volta siamo già nel VII secolo d.C., un'altra vergine che non fugge, ma che comunque di famiglia nobile, probabilmente discendente dell'imperatore Costantino, comunque un'altra vergine viene da Costantinopoli, naufraga nel tentativo di raggiungere Gerusalemme e viene a morire sulle coste napoletane dove era già stata, dove c'era già una comunità che, come dire, si era aggregata intorno a lei. E sarà sepolta qui a Napoli ed è un'altra vergine. Anticamente a Napoli con i greci c'erano le fratrie e tra questi gruppi di fratri ce n'era uno che viveva la propria vita spirituale fondata sulla verginità. C'erano i vergini che poi decisero di spostarsi da quest'area che noi chiamiamo centro storico nella zona che adesso porta il loro nome, i Vergini. E poi c'è questo giovane, San Gennaro, il Vergine, che appunto testimonia la sua amicizia con Cristo donandosi totalmente a lui. Quindi Napoli è sicuramente una città di sangui, perché oltre al sangue di San Gennaro, il sangue di Santa Patrizia, ma c'era anche il sangue di San Giovanni, il sangue di San Pantaleone, è una città di vergini, cioè fondata inizialmente da uno spirito di purezza, che non significa uno spirito senza passione, anzi di persone che avevano una forte passione per le loro convinzioni, fino a darsi totalmente se stessi e persino affrontando la morte. Questa è una cosa così, le ho messe un po' insieme queste cose, sono un sito, tanti link, lo ripeto, il titolo di un bellissimo testo che andrebbe sicuramente letto e che qui trova un condensato di quanto sia vera, che Napoli è un sito con tanti link.